Matteo Rosso, oggi commissario di Fratelli d'Italia, uno dei partiti che va per la maggiore in Liguria e in Italia soprattutto, in un momento molto particolare non solo della nostra storia, diciamo, ligure cittadina, ma più in generale del mondo. Della storia del mondo. Ecco, partiamo dall'ultima presa di posizione di Matteo Rosso su l'ingresso di Italia Viva nella possibile maggioranza di Tursi, rispetto alla quale mossa lei ha preso la posizione più netta, più dura. Perché quella posizione così contraria all'ipotesi di un allargamento della maggioranza, in un momento in cui tutta la politica sembra un po' decomporsi, ricomporsi? Noi siamo stati molto chiari. Giorgia Meloni, già a livello nazionale, ha sempre dimostrato una grande coerenza e questo credo che la stia premiando. Lo vediamo dai sondaggi, ma lo vedremo, penso, poi anche dai risultati elettorali. Comunque noi lo facciamo convintamente di essere coerenti. Allora lo stesso vale per Genova, lo abbiamo detto con grande chiarezza al sindaco Marco Bucci. Se c'è qualche candidato di Italia Viva che credeva in Italia Viva, che vuole sostenerlo e si vuole candidare in una lista civica con Marco Bucci, nulla a contrario. Ci può essere qualcuno che crede del centro-sinistra, crede in Marco Bucci, e non c'è nulla di male. Certamente quello che è impensabile e inaccettabile per noi è che, terminate le elezioni, se per caso dovessero essere eletti un paio di persone che fanno capo a Italia Viva, possano fare un gruppo all'interno del Consiglio Comunale. Noi lo abbiamo detto con grande chiarezza, noi siamo assolutamente, come Fratelli Italia, incompatibili col PD, con il 5 Stelle e con Italia Viva. Se dovranno fare certe scelte e vorranno fare gruppo, sceglierà Marco Bucci. Se tenersi Italia Viva e perdere Fratelli d'Italia, o viceversa, mandar via Italia Viva e tenersi Fratelli d'Italia. Noi non possiamo accettare che ci siano simboli, dinamiche di partito, di vedere Renzi o quant'altro venire a trattare per i problemi di Genova. Per noi questo è inaccettabile. Ripeto, se c'è nelle liste del sindaco Bucci, vedo che sono parecchie persone che afferivano anche alla sinistra o ai 5 Stelle. Ci mancherebbe, ha lavorato bene ed è giusto che raccolga consenso anche di queste persone se si vogliono candidare. Ma nella maggioranza di centrodestra che governerà, come io mi spero, per i prossimi 5 anni di nuovo Palazzo Tursi e quindi il Comune di Genova, deve esserci la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e ovviamente la lista Bucci, ma non ci devono essere i partiti con cui noi da sempre ci riteniamo alternativi. Voi rispetto a questo potreste arrivare anche alle estreme conseguenze di non appoggiare una giunta dove Italia Viva entra con la sua bandiera, diciamo. In una telefonata fatta ancora in questi giorni, ormai si usano queste telefonate ai video, sì, questi Zoom, insieme all'onorevole Lollobrigida, che è il nostro presidente dei deputati, uomo autorevole del partito e per me il mio riferimento proprio anche come amicizia personale, ha detto chiaramente a Marco Bucci: noi ti stimiamo, ti apprezziamo, ma non ci deludere. Se tu fai entrare queste persone, noi usciamo immediatamente, andremo in un appoggio esterno, che vorrà dire che potremo valutare certe scelte, se le condividiamo o meno, ma certamente non condivideremo mai. Ma mi sembra una cosa che sia abbastanza naturale pensare anche che la manterremo, perché lo facciamo al governo, dove era difficile per Giorgia Meloni un anno e mezzo fa, quando tutti incensavano il presidente Draghi, dire ai propri deputati, che eravamo anche molto pochi: non fate i ministri, non fate i sottosegretari, non fate i presidenti di commissione, rinunciate, lo diciamo anche chiaramente, a tutte quelle poltrone nomine nei consigli di amministrazione, ma noi siamo coerenti e non andiamo con quelle persone a governare. Quindi figuriamoci, se lo facciamo a livello nazionale, lo facciamo certamente anche a livello locale. Ecco, più in generale, a livello nazionale, ma ancora più in generale, non è che la nettezza delle posizioni di Fratelli d'Italia vi può portare a una specie di isolamento, no? È di qualche giorno fa la notizia che Giorgia Meloni non parla con Salvini da 3 mesi, quello che sta avvenendo nel centrodestra, anche qua in Liguria, è qualcosa di nuovo sotto molti aspetti e nonostante, diciamo, i sondaggi, i consensi sembrino dalla vostra parte, potrebbe anche apparire il ruolo di Fratelli d'Italia un ruolo isolato. Ultimo colpo, il risultato francese con la Le Pen che ha perso alla fine, quindi anche, diciamo, in uno scenario più europeo, poi arriveremo a parlare magari di addirittura di quello della guerra, potrebbe essere una forza che guadagna consenso ma rimane da sola.
Partirei proprio dalla Francia. Direi che l'unica che non si è espressa in questi giorni, potrà darmene atto, né sulla Le Pen e su Macron, è stata proprio Giorgia Meloni. Non faccio nomi, ma leader dei partiti del centrodestra si sono esposti in maniera molto forte, chi verso Macron, chi verso Le Pen. Quindi il risultato vincente o perdente. Giorgia Meloni non ha preso posizioni e ha continuato a guardare al problema italiani. Detto questo, è vero che ci può essere un rischio, d'altronde però la coerenza per noi è un valore, non nella storia di Giorgia Meloni, nella storia nostra, la coerenza non ci possiamo rinunciare. Devono avere però una certa preoccupazione coloro che guardano alla nostra coerenza, alle nostre posizioni, come diceva lei molto bene, rigide, come qualcosa ci può isolare. Ci può isolare finché i sondaggi continuano a essere limitati, ma tra un po' non vorrei che noi fossimo più forti dei due partiti di centrodestra messi insieme, ossia lo dico senza volermi mettere in competizione, io ho una grande stima e voglia di tenere il centrodestra unito, però Forza Italia e Lega Nord mi sembra che nei sondaggi non stiano più volando, allora Giorgia Meloni forse va a finire che è in grado da sola di rappresentare il centrodestra se si presenta alle urne. Vediamo intanto il risultato di Genova, ma non lo dico veramente con voglia di fare sciacallaggio, per esempio a livello locali ho un rapporto di amicizia molto profondo con Edoardo Rixi e anche con Carlo Bagnasco, quindi io vorrei che loro capissero che bisogna stare tutti insieme, e se in questo momento è il momento di Giorgia Meloni che sta acquisendo una grande popolarità e una grande stima, non vuol dire che perché forse donna o forse perché può far paura bisogna andare a spostarsi da un'altra parte, vengano insieme a noi e facciamo una squadra e vinciamo, l'importante è dare agli elettori del centrodestra l'idea di unità e che si voglia vincere. Ecco, siamo dentro all'inizio di una campagna elettorale che sembra in qualche modo quasi scontata, no? Il vantaggio del centrodestra. Lei la vede in maniera così ottimistica questa campagna elettorale? Si parla di Bucci al primo turno? No, perché ogni elezione è un qualcosa a sé stante, può bastare poco, anche due giorni prima, un fatto particolare, nazionale o locale, che può far cambiare immediatamente i sondaggi e quindi le intenzioni di voto. Io lo dico sempre, ogni elezione si gioca fino all'ultimo minuto, io sento anch'io troppo ottimismo, sono convinto che il sindaco Bucci abbia lavorato molto bene, a partire dalla tragedia del ponte in cui è intervenuto in maniera molto rapida, ma ha tante idee belle per Genova. Però questa è una città che è anche profondamente di sinistra, non dimentichiamocelo, è una cosa di cui parlavo l'altro giorno proprio con i miei vertici nazionali che vedevano la Liguria come un punto di lancio. Io ho detto guardate, Genova è una città fortemente di sinistra, vi sono delle aree di Genova dove pensare di andare a proporre candidati di centrodestra o magari Fratelli d'Italia diventa molto difficile, quindi io credo che la giochiamo fino all'ultimo, poi se il risultato sarà molto buono sarò felice, evidente, ma io fino all'ultimo voto fino al 12 giugno. Ci sono due narrazioni in questa campagna elettorale. La narrazione di Bucci che dice abbiamo risvegliato l'ottimismo, l'orgoglio, sventolando le bandiere, realizzando tanto di Genova, dei genovesi, bisogna fare, non perdersi in operazioni sbagliate, realizzare, e dall'altra parte invece c'è un centro-sinistra molto spostato più sulla sinistra, la vicenda di Italia Viva lo dimostra, che descrive una città dalle diseguaglianze forte, dai diritti dei cittadini sacrificati, invecchiata, con la popolazione che diminuisce, con i giovani che se ne vanno, insomma sono due narrazioni molto diverse, molto distinte. Lei che ha un'esperienza più lunga, capelli bianchi, ma un'esperienza lunga di osservazione di azione in questa città, che idea si è fatto? Io direi a queste persone, come spesso mi capita quando qualcuno mi dice non siamo convinti di votare il centrodestra, perché è normale anche, non siamo convinti di votare sindaco Bucci, io dico guardate quello che c'era dietro, se rivolete la Marta Vincenzi, se rivolete il sindaco Doria, se rivolete il presidente Burlando, ed eravate soddisfatti di quei tempi, allora dovete votare per quella parte. Noi possiamo offrire qualcosa di veramente diverso, che poi non so se a loro va bene, però io ricordo il torpore, l'immobilismo che c'era in quegli anni, era spaventoso, la fuga dei giovani c'è sempre stata, c'era quasi una cappa di depressione in questa città. Cioè, ripeto, guardino quegli anni, si vadano a vedere notizie, penso a tutto quello che non è stato fatto. Dopodiché è chiaro che il sindaco Bucci ha, secondo me, ha due fasi. Una prima fase che ha fatto tanto in grande, e non dimentichiamoci anche che ha fatto due anni dietro alla tragedia del ponte. All'emergenza. Hanno avuto il ponte che l'ha assorbito tantissimo, un po' di alluvioni
E poi abbiamo avuto il problema enorme del Covid, che insomma anche quello non era facile. Ora, quello che tutti noi abbiamo detto, ma il sindaco Bucci l'ha anche ammesso, lui che deve investire di più, è nei piccoli anche restauri della città, marciapiedi, manutenzione. Una città a misura di persona più anziana, di mamma con un bambino col carrozzino, insomma questo sicuramente si marciapiedi, buche nelle strade e quant'altro, però ponte, Covid, un po' di alluvioni, mareggiate, ma soprattutto ponte e Covid, credo che siano due emergenze straordinarie che mi auguro davvero irripetibili per i prossimi secoli. Ecco, ma 5 anni fa c'è stata la grande sorpresa di Bucci ed è cambiato un po' tutto. Come dice Genova, una città di sinistra, la sinistra ha perso clamorosamente per la prima volta dopo decenni. Adesso non è che la sinistra proponga qualcosa di nuovo, i nomi che faceva lei, Burlando, Vincenzi e compagnia, sono tutti spariti, pensionati oppure hanno avuto purtroppo per loro disavventure giudiziarie come quella della Vincenzi. Non c'è una classe dirigente nuova dall'altra parte che lei vede? Io le dico la verità, guardo anche in giro, i manifesti sono banalità, ma servono a capire chi si candida in una città. Uno guarda un nome, un cognome e poi magari va anche a cercare. Io non sto vedendo un solo manifesto, tolto quello del candidato sindaco del centro-sinistra, un solo manifesto dei candidati dell'altra area. Questo mi fa un certo effetto, perché vedessi schierati dei giovani, degli anziani, qualcuno. Beh, si vede dello astrologo. Lui sì, esatto, candidato del centro-sinistra, lo vedo dappertutto, ma non vedo delle facce. Allora mi domando, dov'è questa classe dirigente? Ma lo dico, guardi, senza presunzione, perché la politica è una cosa strana, si hanno gli alti e i bassi, certo. Però no, mi dice stamattina una giornalista mi chiedeva con chi vorresti fare un confronto dell'altra parte. Dell'altra parte. Io non avevo molti nomi da proporre, mentre qualche anno fa ne avrei avuti dall'altra parte tantissimi. Si sta un po', secondo me, spegnendo, però ripeto, non lo so, poi come l'ho detto prima non mi fido per nulla, fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo minuto io cerco di raccogliere ogni singola preferenza per Fratelli d'Italia e a sostegno del sindaco Bucci per vincere in questa città al primo turno. Senta, non abbiamo nominato solo un personaggio sulla scena, che è il presidente Toti, che qualche grattacapo ve lo ha dato e probabilmente ve lo darà ancora, anche se siamo all'inizio del suo secondo mandato. Ecco, nonostante siamo all'inizio del suo secondo mandato, neanche più tanto all'inizio, neanche, secondo un anno e mezzo, quasi due. Un anno e mezzo, quasi due, e si parla del 23 addirittura come di una possibile anno svolta nel quale il Toti, che sta perseguendo questo disegno di centro, che non vi ha certo fatto felici, potrebbe prendere un'altra strada rispetto a quella della regione. Questo fatto vi preoccupa? Allora, certamente lui ha preso una strada che non è a volte, l'ho detto a Giovanni e lo ridirei come se lui fosse qua, quindi non parlo mai alle spalle, tanto più che siamo in una trasmissione, lui ha preso una strada che a volte è anche di centro-sinistra, certo, ossia è andato al di là, è andata a Calenda, è andata a Renzi, un giorno ho letto addirittura la sua dichiarazione, diceva che Di Maio potrebbe essere un ottimo, ha messo il suo simbolo oggi accanto a quello di Mastella nel sud, alle campagne, una cosa c'entri, lui con Mastella nelle elezioni in campagna, me lo deve spiegare. Allora Giovanni Toti ha fatto un primo mandato in maniera straordinaria, secondo me. Il secondo mandato, io ho l'impressione che lui è come se la Liguria un po' la sentisse più lontana. Questa è la mia impressione. Mentre noi abbiamo bisogno di un presidente che non deve pensare a fare una sua lista, non deve pensare alla sua situazione nazionale, prima con Cambiamo, poi con Renzi, poi deve pensare alla Liguria, qui c'è da lavorare 365 giorni all'anno, non che lui non lavori, ma con la testa impegnata sempre qui. Chiaro che il problema sarà dopo le elezioni amministrative, le politiche cominceranno, perché abbiamo le politiche a febbraio-marzo e lì ci arriviamo, e io vorrei capire, il presidente continua a dire che non andrà a Roma, io vorrei dirgli: non vai a Roma come candidato o non vai a Roma come se ti offrono un incarico di governo, per esempio, perché ne dipende la nostra sorte alla Liguria, perché se lui dovesse rinunciare alla Liguria l'anno prossimo si rivota nel 2023 e allora bisogna correre anche a cercare delle alternative. Ecco, lei è sempre stato un grande, diciamo, più che osservatore, competente di sanità, è la sua storia, la sua materia, famoso per i blitz. Che continua a fare tutte le settimane. Ecco, Toti è anche assessore alla sanità, voi lo avete richiamato già da molti mesi a adempiere più, in maniera più presente a questo ruolo, però la risposta non è mai arrivata. Certo. Ecco, da
da medico e da amministratore pubblico con incarichi importanti che ha sempre osservato la sanità, abbiamo perso qualcosa in questi anni per il fatto che Toti era distratto, tra virgolette, da tante altre cose. Secondo me in questi due anni stiamo perdendo sulla sanità, ed è quello che gli ho ribadito più volte in questi giorni. La sanità è una cosa delicatissima, bisogna girare negli ospedali, ma non girare come spesso si fa, portandosi dietro anche delle persone, perché è ovvio che quando tu arrivi da presidente e con delle persone dietro di autorevole importanza, ti aspettano tutti, tu trovi tutto pulito, in ordine. Io nel mio piccolo sono sempre andato alle ore più strane, nei momenti più strani, e parli con i parenti, con i pazienti, con chi incontri. Io credo che lui, è per quello che, perché Toti ha una bella testa, è un uomo intelligente che è anche molto veloce nella realizzazione. Secondo me lui deve mettere la testa sulla Liguria completamente. Se vuole lo accompagniamo in tutti gli ospedali quando vuole, perché noi abbiamo davvero un problema nella sanità. Oggi avere una visita nel pubblico ci vuole specialistica, spesso ci vogliono tanti mesi. Abbiamo, è vero che uscendo dal Covid, però non vedo ancora quella ripartenza. Abbiamo il problema degli ospedali, io non ho ancora capito come andrà l'ospedale di Spezia, come andrà l'ospedale degli Erzelli, come andrà l'ospedale di Arma di Taggia. Lui mi conforta e mi dice si faranno. Io però da cittadino e anche da utente, perché tutti noi abbiamo qualcheduno che purtroppo si trova a averne bisogno, vorrei qualche garanzia in più. Il mio invito, ne approfitto, è dire al Presidente Toti, continua a fare come hai fatto bene per i primi 5 anni, Presidente della Regione Liguria, non pensare a Roma, le cose poi semmai verranno da sé. Ma il sistema sanitario ligure come esce da questa vicenda? Adesso ce la stiamo un po' dimenticando perché c'è la guerra, da questa, però l'emergenza continua. Come esce? Cioè, di che cosa ha bisogno in questo momento la sanità ligure? Secondo me avrebbe bisogno innanzitutto di una differenziazione delle funzionalità. Cioè San Martino deve tornare a essere il punto di riferimento per l'alta specialità. Non deve tante volte fare piccole prestazioni che invece vanno sul territorio. Il Galliera bisogna... O si fa o non si fa, ma non possiamo continuare a pedalare. Noi che abbiamo i capelli un po', certo, più, insomma, il progetto era Galliera 2000, siamo nel 2022 e il Galliera è sempre lo stesso. Se vogliamo fermarci su Genova, gli Erzelli, se si fa gli Erzelli, un San Raffaele o non un San Raffaele, vorrei capire cosa ci va dentro, perché se, come mi giunge voce, ci va un'oncologia e una neurologia particolarmente sviluppate, sono le stesse che fa San Martino. Non facciamo cose che si mettono in competizione con altre, ma facciamo cose che si... Però ripeto, il problema è che io per primo, che mi occupo tanto di sanità, non riesco tante volte a saperle queste cose qui. Certamente abbiamo bisogno, la prima cosa che lo dico è di potenziare, accelerare le visite specialistiche per i nostri pazienti. Se uno ha bisogno di fare una visita oculistica, cardiologica, allergologica, pneumologica, non deve aspettare 6-7-8 mesi e magari finire, se abita a Renzano, a farla a Bargagli, perché succede anche questo. Deve farla, se altro più se ha una certa età, come succede spesso ai pazienti, abbastanza vicino a casa. Concludiamo con una visione, il termine che piace tanto a Bucci, genovese, una più generale. Che risultato si aspetta per Fratelli d'Italia a Genova in questa situazione? E per gli uomini che sta per presentare, per le liste che sta per presentare, noi stiamo, perché c'è molta concorrenza interna, diciamo. Certo, noi stiamo crescendo come partito, perché indubbiamente è grande attrattiva, ma stiamo anche tenendo tra virgolette il filo spinato intorno a noi, perché è ovvio che in questo momento vorrebbero entrare in tanti, ma non lo troverei corretto. Cioè, ci sono persone che da anni sono vicine a noi. I sondaggi ci danno molto alti, al 15%, 16%, primo partito a Genova del centrodestra ovviamente, e primo partito in Italia con oltre 21,9%. Io guarda, sarei già contento se noi raggiungessimo, non bisognerebbe mai fare i sondaggi, il 12, il 13, l'11, non credo. Noi eravamo al 5,7 5 anni fa, e 7 anni fa quando sono partito con Fratelli d'Italia eravamo al 2%. Quindi se arriverà un risultato più bello ancora, sarò felice, ci mancherebbe se volassimo. Però le problematiche, le dicevo prima, è una città non facile, non comunque in cui Fratelli d'Italia... Quindi io sopra il 10% ogni risultato lo riterrei molto soddisfacente. Sotto mi dispiacerebbe, perché con tutto l'impegno che ci stiamo mettendo e con i risultati di Giorgia Meloni a livello nazionale sarebbe un peccato. Però confido che poi gli elettori alla fine ci facciano volare, e allora ci rivediamo qua e le dico sono stato basso e abbiamo... Però gli anni insegnano anche a usare la prudenza, secondo me. Certo. Quando ero giovane avevo un po' meno, adesso meno giovane, e ho imparato a usare un po' di prudenza. E invece la visione più difficile è quella della guerra che sta incombendo in Europa, che sta in qualche modo proiettando degli orizzonti molto diversi di sviluppo, di convivenza, di geopolitica. Ecco, che ruolo la destra, per come la vede lei, che ruolo deve giocare in questo momento?
rispetto a un rischio così forte, a una tensione così forte come quella provocata dalla guerra tra la Russia e l'Ucraina? Posso dire la verità, secondo me è meglio che lasciamo un attimo alle grandi potenze giocare, cioè noi meno parliamo meglio è. Scene come ho visto di qualcuno che va in Polonia e si mette una maglia, o altre affermazioni sbagliate fanno solo danno. Ora ci sono, è un livello molto alto questo di questa guerra alla Cina, alla Corea, all'America. Io ho molta preoccupazione che possa allargarsi questa guerra, non finire ma allargarsi. Quindi secondo me chi non ha una diretta competenza per intervenire è meglio se lascia fare agli altri, perché chiunque, se ognuno ci mette qualche voce sua, fa finire che le voci, troppe voci, esce fuori un pasticcio e la paghiamo tutti insieme, perché se arrivasse a una guerra più ampia davvero c'è da avere una tragedia totale. Quindi io credo che ci sono i grandi leader mondiali che se la stanno vedendo loro, e noi possiamo dare qualche suggerimento, ma lo dico con grande chiarezza: meno si usano in certi periodi social, quant'altro. Ognuno non è Giorgia Meloni, a me piace molto, perché non è che ogni giorno deve correre a dire qualcosa, lo ridice quando lo ritiene, ma non è non deve essere una corsa ogni giorno a dire qualcosa che poi magari è diversa da quella del giorno prima. Lasciamo un attimo che chi ha davvero la competenza è il segretario dell'ONU che sta andando a trattare, insomma vi sono persone che hanno la competenza diretta per poter provare a portare la pace in questo paese, in questo mondo che sta veramente a rischio di terza guerra mondiale, io temo. Grazie. Grazie molto a voi, grazie di cuore.